Mi chiamo Giovanna Martinuzzi, ma mi conoscono come Vanna Martinuzzi. Sono partita dal Bona d'Istria nel 1947, avevo 17 anni. È stato un viaggio molto massacrante perché siamo stati 5 ore in piedi su un camion con tutto il mobilio. Poi arrivati al confine si rischiava che ci lasciassero tutti i mobili e i bauli al confine perché avevano trovato qualcosa che non andava nell'aprire i bagagli. Poi infine siamo riusciti, donando loro un sacchettino di monete, quindi ci hanno fatto passare e siamo stati al Silos di Trieste. Siamo stati una notte, a dormire su delle sdraie perché non ci hanno subito dato, non ci hanno subito portato i mobili dove dovevano andare, e noi dopo abbiamo dormito sempre in un altro Silos a Trieste. Poi siamo andati in un campo, una scuola elementare tipo accoglienza a Udine, sono stati 2 notti, poi siamo andati a Servigliano e sono stata 1 anno, sempre in un campo profughi. Era Servigliano, questo nella provincia di Ascoli Piceno, penso sia, sì, penso che era Ascoli Piceno. Era un campo profughi nuovo quando siamo andati noi, e quindi erano delle grandi baracche, con i bagni insieme, c'è un lungo corridoio, in fondo al corridoio c'erano dei bagni, ai lati di questo corridoio delle stanze aperte, cioè con le porte, non esistevano le porte, tutti anche senza, cioè una parete, non erano chiusure complete, una parete di 2 metri di altezza circa, erano molto alti, e poi non si mangiava, dentro le stanze, c'era la mensa, si andava con la gamella a prendere il mangiare, quello che ci davano, e poi i bagni, c'erano i bagni anche delle docce, però non l'ho mai più fatta perché succedeva che all'improvviso non sarei neanche insaponata, finiva l'acqua e rimanevo con tutto il sapone. Allora ci facevamo dei recipienti, mettevamo questo recipiente al sole perché quando c'era il sole si scaldava, poi ci portavamo questo recipiente in camera e ci si lavava così, e anche perché i bagni, il lavatoio era in pubblico, quindi avevo 17 anni, un po' mi vergognavo, insomma, anche, ecco. Quindi ci si lavava come così. Anche i gabinetti non si chiudevano le porte, quindi era sempre un problema anche quello. Ma sai, essendo giovane, a un certo momento uno si adatta, poi ho fatto tante amicizie. Il posto era molto bello dal punto di vista panoramico, era un bel posto. E poi siamo venuti a Roma, non subito in questo luogo dove ci troviamo adesso, cioè nel villaggio Giuliano, ma ospiti di una mia zia. E poi qui, se nel 1948, nell'ottobre del 48, ci siamo proprio insediati in un padiglione, perché prima c'erano dei padiglioni qui. Al posto di queste abitazioni c'era un lungo viale di pini, in mezzo a una fontana, e poi da un lato all'altro del viale questi padiglioni con appartamenti, che erano 14 in tutto, appartamenti insomma così arrangiati. Posso dire che sono stata ben accettata, ho trovato buone amicizie, anche amiche, mi sono trovata molto bene. Ecco. Qui stavo benissimo perché eravamo tutti parlavano dialetto, a quel tempo poi era una grande famiglia, quindi qui, anche se eravamo molto lontani, adesso la città si è avvicinata, ma quando siamo arrivati eravamo in piena campagna, ecco. Ma ci trovavamo tra di noi, ecco. Poi dico la verità, ero giovane e quando si è giovani è tutta un'altra cosa, insomma, ecco, si accetta tutto volentieri. Ecco. Io e mio marito sono voluta tornare e ho trovato, molto cambiata naturalmente, anche la mia casa, la campagna, che avevamo un bel pezzo di campagna abbandonata, proprio, molta malinconia mi ha fatto. Poi anche il paese non era più di prima molto trasandato, perché poi c'era la miniera, c'era la miniera di Pozzo Litorio, di Assia, e lo scavavano sotto la città, e quindi sono crollate anche delle case, quindi proprio un pezzo di paese non esisteva più. E quindi mi sono trovata, sì, bella per rivedere questi posti, ma anche una grande tristezza, una grande malinconia.
Mio figlio si è meravigliato perché sentiva parlare in dialetto. E dice, ma come mamma, qui in Croazia parlano poi le nonne anche in dialetto. Sì, dico, perché prima sono rimaste delle persone, non sono andati via tutti, anche perché per ragioni qualcuno, non so, non voleva lasciare la casa, qualcuno non gli hanno dato il permesso perché aveva un cognome slavo. Non è detto che quelli che sono rimasti erano, diciamo, non erano italiani, anche perché non sono potuti andare via, oppure i genitori non volevano lasciare la casa. E mio figlio si era meravigliato di questo, di questi bambini che parlavano dialetto, che poi mio figlio è nato a Roma ma parla dialetto comunque, perché noi eravamo, mio marito era di Zara. E noi abbiamo voluto che lui parlasse dialetto, insomma, ci tenevamo.